Si gioca la blasone Foligno Pongi Ponzi, una giornata piovosa, il Foligno ha punti per uscire dalle zone basse della classifica. Dirige la gara signor Mauro Ganci di Enna. Al quarto minuto Mazzoli ci prova sul calcio piazzato, Gille si distende e si rifugia in angolo. Al sesto ancora Gille si supera su una conclusione dal limite di Regoli. Pongi Ponzi fa valere la sua posizione in classifica, tiene le redini del gioco. Foligno si difende bene e si arriva al 36esimo, nulla da registrare. Al 39esimo Rossi in aria di piatto cerca il gol, Pascini blocca, al 44esimo Regoli sul calcio piazzato mette al centro Gille, non è perfetto nel deviare la sfera che sfiora il palo. Si arriva al 48esimo, Mauro Gangi manda tutti nei spogliatoi sul risultato di parità 0-0. Si inizia la ripresa alle telecamere, Giorgio Polli, Pongi Ponzi spinge a il Foligno, tiene bene, al 12esimo dal limite cerca l'angolo Regoli, sfera che sfiora il palo, al 14esimo Valentini tira dall'illusione del gol, al 15esimo Pongi Ponzi in vantaggio, è la legge del calcio, Ginesti raccoglie un cross dal fondo e fulmina Gille, al 24esimo Borri tenta a giro palla ma Gille si distende e devia, al 34esimo in aria Valentini prova a mettere la partita in parità, Pascini devia in angolo. Il Foligno spinge nei minuti finali alla ricerca del pareggio, al 48esimo mette in ghiaccio la partita, Donati sul suo tiro termina in rete per il risultato finale, Foligno 0, Pongi Ponzi 2. Ciao. Una vittoria importante per la classifica, una vittoria tutto sommato meritata, insomma, no? Per il gioco stesso. Sì. Penso di sì, perché oggi abbiamo fatto una partita dominando spesso e volentieri sul campo, abbiamo fatto buone trame di gioco, ci è mancata un po' di precisione nel primo tempo, soprattutto negli ultimi 20 metri, abbiamo magari sprecato situazioni che potevano concretizzarsi prima, è stato bravo anche il portiere del Foligno. Poi il secondo tempo, una volta che siamo passati in vantaggio, la partita è diventata un po' più spigolosa, e lì siamo riusciti abbastanza a gestirla, non siamo riusciti a trovare subito il secondo gol che poteva tranquillizzare, diciamo, la gara e metterla su certi binari, e poi infatti, come succede nel calcio, un'occasione il Foligno se l'è creata, è stato bravo Pacini a salvare, diciamo, il risultato, e poi dopo abbiamo legittimato, però eravamo sul tempo di recupero, ecco, il secondo gol. Comunque io sono molto contento della prestazione, non è facile venire a Foligno e vincere cercando di far calcio e cercando di imporlo, insomma, un attimino il dominio sul campo. Ecco, diciamo, però una squadra che non ha mai mostrato difficoltà, sempre con un bel palleggio, quindi... La ringrazio, no, questo fa piacere, perché se anche gli avversari possono, diciamo, tra virgolette, valutare che la squadra sta facendo anche a livello tecnico bene, sono contento, ma infatti è un po' di tempo che questo succede, non avevamo raccolto in trasferta nelle ultime due partite, dovevamo darci, come posso dire, un attimino una scossa, e oggi è avvenuto quello che si sperava tutti, e quindi siamo contenti della prestazione dei ragazzi, della vittoria, e andiamo avanti per la nostra strada. Del dopo un inizio un po' shock, avete fatto un secondo tempo dopo un quarto d'ora abbastanza buono, poi il secondo tempo... Sì, direi che non siamo partiti proprio bene, perché ha fatto due belli interventi Gil, siamo partiti un po' contratti, poi piano piano la squadra è venuta fuori, siamo riusciti a essere anche abbastanza pericolosi in qualche occasione. Non mi aspettavo una ripresa in quella maniera là, però aver preso il gol ci ha un po' tagliato le gambe, anche se devo dire che al di là della forza del Pongi Ponzi, avevamo avuto pure un paio di occasioni anche nel secondo tempo, perché vedi il tiro di Valentini, il tiro di Tal a due metri dalla porta, voglio dire, qualche opportunità anche noi l'abbiamo avuta, anche loro, ci mancherebbe altro, però ci dispiace, sai, quando incontri le squadre davanti si fa un pochino di fatica, però... Che cosa non ha funzionato oggi, secondo lei? No, noi abbiamo fatto la partita che dovevamo farla, è normale con le defezioni che ci avevamo pure, perché sia Oliva che Caruso hanno avuto la febbre all'inizio della settimana, non erano a disposizione, perché anche quello secondo me
conta, perché a centrocampo eravamo con due, poi ho messo Settimi dietro, voglio dire. Però al di là delle assenze, cioè la partita secondo me l'abbiamo anche disputata, tenendo sempre presente della squadra avversaria, perché se noi pensiamo che il Poggi Monza era una partita semplice, non lo era, perché adesso è andato in testa alla classifica, per cui. Però adesso valuteremo bene domani e poi da domenica si inizia un campionato importantissimo per noi.